Scasseranno controlli dei carabinieri sul territorio, scattano un arresto e una denuncia. E dice il sindaco toscano ringrazia i cittadini e istituzioni per la vicinanza dopo la morte della sorella. Elezioni, meno di 15 giorni al voto, in tutti i comuni si susseguono alle iniziative dei candidati. Mazara si è chiusa ieri mattina alla festa dei clown, bilancio positivo degli organizzatori. Calcio, il Mazara piega di misura il Canicattì, decide la rete di Angelo Rosella. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca, controlli dei carabinieri di Castelvetrano, scattano un arresto e una denuncia, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano nel weekend appena trascorso hanno effettuato alcuni servizi straordinari di controllo del territorio. Il bilancio è di una persona arrestata con l'accusa di spaccio di stupefacenti e un'altra persona denunciata. L'arrestato è il 28enne Tian Sidibe. Assieme al 28enne è stato denunciato invece un 17enne. Entrambi sono originari del Gambia, disoccupati e incensurati. Due ragazzi nel corso di un controllo davanti a una scuola sarebbero stati trovati in possesso di 28 grammi di hashish e 70 euro in contanti. I soldi, banconote di piccolo taglio, sono ritenuti provento dell'illecita attività. Il 28enne, dopo le formalità di rito su disposizione dell'autorità giudiziaria lillibetana, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Nell'ambito dei controlli poi i carabinieri della stazione di Partanna hanno segnalato tre giovani alla prefettura di Trapani per uso personale di sostanze stupefacenti. I tre ragazzi, un romeno incensurato e due partannesi già noti alla forze dell'ordine, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro. Il sindaco di ieri, cioè Daniela Toscano, con una nota inviata alla stampa, ha voluto esprimere il più sentito ringraziamento all'intera comunità ericina che in questi giorni si è stretta accanto alla sua famiglia per la perdita della sorella Gisella, morta in un incidente stradale nei giorni scorsi nei pressi dell'aeroporto di Birgi. Un sentito ringraziamento alle istituzioni, a tutti coloro con qualsiasi mezzo, attraverso messaggi personali e social network, hanno voluto starmi vicino, agli organi di stampa che con grande discrezione hanno raccontato la tragedia, ha dichiarato la Toscano. Un augurio di pronta guarigione infine il primo cittadino ericino espresso alla ragazza rimasta ferita nell'incidente. Ed ora la pagina dell'informazione elettorale. Appuntamenti a Petrosino e Campobello di Mazara ieri e sabato per Toni Scilla, candidato all'Assemblea regionale siciliana nella lista di Forza Italia. Sentiamo. Onorevole Scilla, tappa a Campobello di Mazara stasera all'interno di questo tour elettorale che diventa sempre più elettrizzante. Tappa obbligata a Campobello. Campobello è una delle città più belle della nostra provincia che va sicuramente rivalutata. Bisogna ripartire, bisogna riscrivere una nuova storia per Campobello di Mazara. Questa sera sono particolarmente felice e contento perché non farò la tipica, la solita inaugurazione di comitato elettorale, ma parlerò da un palco guardando i cittadini campobellesi negli occhi, perché voglio spiegare per bene qual è il progetto politico di Forza Italia, di Toni Scilla, con Nello Musumeci, presidente della regione siciliana. In modo particolare per quanto riguarda Campobello di Mazara, quale progettualità può essere all'interno di un cammino elettorale? Partendo innanzitutto dall'agricoltura. L'agricoltura è vitale, va sostenuta, va rilanciata con competenze e professionalità. E poi il turismo, le cave di Cusa, Tre Fontane, sono cose che solo Campobello ha e che una politica miope non è riuscita a poter portare ai livelli che merita. Ce la faremo, ripeto. Però serve che anche il campobellese comprenda che bisogna votare per bene, con passione e con competenza. Sono sicuro che ci darà un grande risultato, mio personale, ripeto, al partito, che qui è anche il presidente Musumeci, stravincerà le elezioni. Un patto rinnovato per riportare i problemi di questo territorio all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Sì, la provincia di Trapani è troppo bella per essere mortificata e quindi dobbiamo fare tutto quello che serve sul piano governativo, quindi amministrativo, e sul piano legislativo per fare in modo che le istanze che provengono da questo territorio possano diventare e debbano diventare realtà. E con un tour anche a Petrosino, questa tappa importante, una sala gremita, un segnale direi che va veramente in una direzione ben precisa, quella di un ritorno, una rielezione.
Sì, devo dire che sono contento perché questo è il mio modo di fare politica, è una settimana che giriamo tutta la provincia, ma io lo farò sempre quotidianamente, la politica è stare tra la gente, per la gente, e quindi voglio dire questo è il risultato conseguenziale a quello che stiamo cercando di fare. E ancora mancano gli ultimi 15 giorni decisivi, mi auguro che la gente comprenda, che rimanga libera, che comprenda che vada a votare, perché è essenziale che non può non andare a votare il 50%, è terrificante che un siciliano su due non vanno a votare. E allora andate a votare e poi guardate un po' la storia e le proposte politiche, penso che a quel punto vi verrà automatico segnare Forza Italia, scrivere Scilla, e quindi fare in modo anche che Musumeci possa diventare il governatore della nostra terra. E questo pomeriggio al comitato elettorale di Scilla a Mazara del Vallo in corso Armando Diaz alle 18.30 interverrà una conferenza stampa il segretario politico di Rivoluzione Cristiana Gianfranco Rotondi. Rotondi ufficializzerà il sostegno alla candidatura di Scilla. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Proseguiamo con l'informazione elettorale, manifestazione ieri mattina a Castelvetrano per Giacomo Scala, candidato all'Assemblea regionale siciliana nella lista di Sicilia Futura. Sentiamo. Noi abbiamo iniziato un percorso in questo scorcio di legislatura in cui ci siamo stati ed è un percorso che ha come obiettivo finale la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, del nostro patrimonio storico, del nostro patrimonio artistico e culturale. E tutto questo parte da un presupposto che è principale, fondamentale, che è quello che prima di tutto per attrarre turismo bisogna mettere in sicurezza il territorio. E oggettivamente la provincia di Trapani è una provincia che va messa in sicurezza. Quando per messa in sicurezza del territorio si parla di tutto, si parla di dissesto idrogeologico, si parla di erosione costiera, ma soprattutto si parla di messa in sicurezza di infrastrutture viarie, principali e secondarie, di cui tutta la regione Sicilia e quindi anche la provincia di Trapani è sicuramente è in una situazione assolutamente deficitaria. Questo è quello che si è avviato, che va continuato. Sicilia Futura, quindi un futuro di sviluppo, attraverso quali progetti? Beh, intanto attraverso un percorso che porta a un futuro importante, quale sarà e ciò che merita la regione siciliana. Un futuro che parte evidentemente dal presente e che parte soprattutto dalla bellezza del territorio che noi abbiamo. Io penso che la chiave di volta sono due, il paradigma e il faro di quello che noi pensiamo per far svegliare questa terra. Sono l'impresa e quindi il privato e il territorio. Coniugando questi due fattori io credo che c'è un futuro importante per questa Sicilia. Io sono convinto che è il territorio la chiave di volta, perché dal territorio abbiamo tutto, abbiamo il turismo, abbiamo la produzione enogastronomica di eccellenza che è proprio qua dove siamo noi, attraverso l'ulivo, attraverso il vino, sono dei fattori invidiabili che non sono peraltro replicabili nemmeno in California, dove qualcuno ci vuol dire che insomma riescono a fare la stessa produzione nostra. E quindi è quella la forza che noi abbiamo, lo dobbiamo soltanto utilizzare bene e meglio. Io penso che la Sicilia ha bisogno di un grande patto per il lavoro, un importante passaggio va fatto sulla formazione vera, quella che serve soprattutto a chi si forma e anche a chi in questo momento non può formare, e quindi bisogna riscrivere delle regole certe che danno certezza dei diritti, dove però noi, a partire da noi, da noi siciliani, dobbiamo fare bene il nostro dovere. Le prospettive per noi penso siano rose, perché il nostro candidato Giacomo Scala e tutti i candidati di Sicilia Futura stanno facendo con grande impegno e grande dedizione la loro parte. Sicilia Futura è un movimento autonomista, progressista, che giustamente mira ad affermarsi dal punto di vista elettorale, lo farà sicuramente con un ottimo risultato, perché ho anche notizie alle altre province che i candidati sono molto motivati e quindi avremo sicuramente una percentuale di voto altissima, è quella che ci attendiamo e quella che avremo. Giacomo Scala è una persona che per noi è una persona di altissimo indice di gradimento oltre che di affidabilità, e lo ha dimostrato anche dal fatto che lui ha amministrato per 10 anni la città di Alcamo. Noi faremo del tutto affinché Giacomo Scala possa coprire gli scranni di Palermo per poter dare il suo contributo modesto alla Sicilia. Un
una proposta per rilanciare il piano di sviluppo rurale. A lanciarla è Silvia Calvanico, candidata all'ARS nella lista di Forza Italia. Sentiamo. Rilanciare il piano di sviluppo rurale 2014-2020 in Sicilia è uno degli obiettivi di Silvia Calvanico, candidata per Forza Italia alle elezioni regionali del 5 novembre. La giovane mazzarese ha elaborato a proposito un documento a 3 anni dall'inizio della nuova programmazione con la pubblicazione dei primi bandi, afferma Calvanico. Il PSR mette in evidenza tutti i suoi limiti in relazione alla reale efficacia in termini di sviluppo socio-economico, soprattutto per le aree denominate B, agricoltura ad alto reddito e ricadenti nel comprensorio sud della provincia di Trapani ed Agrigento. L'evidente penalizzazione del PSR, si legge in una nota, è stata fortemente segnalata dal sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi e condivisa dai sindaci di Marsala, Castelvetrano e Petrosino, che con una nota elaborata con un team di professionisti aveva chiesto un incontro urgente con l'allora assessore regionale per le risorse agricole Paolo Ezecchia Reale. La richiesta del sindaco è rimasta inascoltata, evidenzia Calvanico, secondo cui alla stessa maniera nessun rappresentante del territorio all'ARS si sarebbe prodigato affinché tale evidente difformità di trattamento rispetto ad altre aree rurali fosse eliminata. La definitiva approvazione e pubblicazione del PSR, aggiunge Calvanico, ha sancito di fatto l'esclusione dai finanziamenti di tutte quelle aziende agricole che ricadevano nelle aree B, mortificando dunque i territori che al contrario avrebbero potuto esprimere enormi e positivi risultati in termini di investimenti e ricaduta economica sui territori medesimi. Tra le proposte elaborate dalla Calvanico, l'aumento delle risorse finalizzate al ricambio generazionale in agricoltura, la rimodulazione dell'attribuzione dei punteggi per la partecipazione ai bandi e ancora l'aumento delle risorse economiche per le misure che prevedono la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici, nonché l'istituzione di consorzi in grado di tutelare il prodotto e garantire al produttore un prezzo di vendita dignitoso. Ancora per la pagina dell'informazione elettorale vediamo gli altri appuntamenti in giro per la provincia di Trapani. Proseguono gli appuntamenti di Giacomo Tranchida, candidato all'ARS con la lista del Partito Democratico. Oggi pomeriggio l'ex sindaco di Erice e Valderice sarà a Marsala per vari incontri con i cittadini. Domani mattina poi Tranchida sarà a Valderice per illustrare punti del suo programma elettorale, mentre nel pomeriggio il candidato si sposterà nei comuni di Buseto, Palizzolo e Custonaci per incontrare la cittadinanza. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha visitato l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani accompagnata dall'assessore regionale per la salute Baldo Gucciardi. Lorenzin è stata ricevuta dal commissario dell'ASP Giovanni Bavetta e assieme hanno visitato il nuovo blocco parto inaugurato lo scorso luglio, guidati dal direttore del reparto di ostetricia e ginecologia Laura Giambanco. Successivamente il ministro Lorenzin, l'assessore Gucciardi e l'europarlamentare Giovanni Lavia hanno incontrato i cittadini presso il Crystal Hotel. Il ministro Lorenzin ha affermato l'assessore Gucciardi ha contribuito a migliorare la situazione italiana nel settore della sanità. Ho voluto, in collaborazione con l'europarlamentare nonché vicepresidente designato Giovanni Lavia, che il ministro potesse incontrare cittadini e lavoratori della provincia di Trapani. Apertura di campagna elettorale ieri pomeriggio per il geologo mazzarese Roberto Gallo, candidato all'Assemblea regionale siciliana nella lista Amica di Presidente. Gallo ha incontrato elettori e simpatizzanti presso il suo comitato elettorale in Corso Umberto, presente all'incontro anche Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi. Gallo ha illustrato le ragioni della sua candidatura e alcuni punti del suo programma elettorale a sostegno di Fabrizio Micari. E proseguono gli incontri di Stefano Pellegrino, candidato capolista di Forza Italia alle elezioni regionali del 5 novembre. L'avvocato marsalese domani sarà a Gibellina presso lo studio di Calogero Falco in via Mari per un incontro con gli elettori a cui parlare del suo programma e per ascoltare le esigenze e le necessità degli abitanti della città belicina. E il candidato all'ARS per il Partito Democratico Paolo Ruggirello inaugurerà questa sera alle 19.30 in via Ugo Lamalfa il comitato elettorale di Petrosino, inaugurato sabato sera invece il comitato elettorale di Ruggirello a Trapani. Un bilancio positivo sicuramente, di aver raccolto tante istanze, di aver raccolto tanta gente che è stanca di una politica miope, di una politica che nel territorio non vive più, dei partiti, della mancanza proprio dei partiti che non riescono più a farsi vedere in mezzo alla gente. Ecco perché la programmazione nostra, della squadra, del gruppo è quella di continuare ancora a fare il porta a porta. Oggi sono stato a Pantelleria, anche là c'è mancanza di politica, c'è un momento sicuramente di una politica assente. Oggi ci sono circa il 60% ancora della gente che non è convinta di andare a votare, neanche sa che si vota il 5 di novembre. Tutto sta partendo in ritardo, è partito in ritardo anche la programmazione del nostro candidato presidente. Io sto cercando di fare il massimo di questa
mia competizione elettorale assieme agli altri componenti di questo partito e che sia il Partito Democratico il primo partito in questa provincia. Appuntamenti elettorali in onda questa sera sulla nostra emittente alle 21.35 e 23.35, spazio autogestito del candidato Vincenzo Silaco, alle 22.35 spazio autogestito del candidato Toni Scilla. Si è chiusa ieri a Mazara la festa dei clown. Nel corso dell'iniziativa sabato pomeriggio all'auditorium Mario Caruso si è tenuto un convegno dal titolo Ridere la migliore medicina. Sentiamo. Si è chiusa ieri a Mazara del Vallo la festa dei clown, manifestazione promossa dall'associazione Teniamoci per mano onlus. In mattinata si è tenuta la corsa a colori nell'area ciclabile del lungomare San Vito. Sabato pomeriggio invece presso l'auditorium Mario Caruso si è svolto un convegno dal titolo Ridere la migliore medicina, l'importanza del buon umore nelle strutture sanitarie. Durante il convegno si è registrata la toccante testimonianza della campionessa di nuoto paralimpico Giusy Barracco. Grazie di essere qui questo pomeriggio. Sono emozionata perché per me non è facile parlare della mia vita. La mia vita che non è stata facile. Però grazie a Dio tutto c'è sempre una seconda opportunità. Io dico la mia forza e la fede. Grazie a un pellegrinaggio a Lourdes c'è una nuova Giusy. Grazie a Unitarsi ho riscoperto una nuova vita che non è più tristezza, angoscia, dolore, ma è voglia di vivere, di sorridere, di gridare al mondo intero. Noi ci siamo. Non è una carrozzina a condizionarci. E siamo allo sport, parliamo di calcio. In Lega Pro il Trapani sarà impegnato questa sera alle 20.45 allo stadio provinciale contro il Catanzaro. In Serie D altra sconfitta per il Paceco. La formazione di mister di Gaetano è stata battuta 2-0 fuori casa dal Capo Rizzuto. In classifica i Paceocoti restano a quota 6 punti. Il prossimo turno giocheranno ancora in trasferta, questa volta contro il Portici. Passiamo all'eccellenza e alla promozione. Iniziamo con risultati e classifiche. Campionato d'eccellenza, girone A, settima giornata, Alcamo Atletico Campofranco 1-0, Castelbuono Camarat 3-2, Cus Palermo Marsala 1-3, Dattilo Monreale 3-1, Licata Profavara 3-1, Mazara Canicattì 1-0, Mussomeli Caccamo 1-2, Parmonval Casteldaccia 2-1. La classifica in testa il Marsala con 19 punti, poi Licata e Dattilo 18, Alcamo e Caccamo 14, Mazara 13, Parmonval 12, Canicattì 8, Atletico Campofranco, Cus Palermo e Castelbuono 7, Profavara 6, Camarat, Casteldaccia e Monreale 4, Mussomeli 2. Campionato di promozione, girone A, settima giornata, Altofonte Libertas 2010 1-0, Castellammare 94, Atletico Ribera 3-0, Castel Termini Campobello 1-1, Gatto Pardo Serra di Falco 2-0, Nuova Sancis Castellammare 1-1, Partinico Audace 5 Torri 3-0, Salemi Don Bosco Partinico 3-0, Vallelunga Ravanusa 1-1. La classifica: Partinico Audace 21 punti, Castellammare 94 19, Salemi 17, Altofonte e Castellammare 14, Vallelunga 11, 5 Torri 10, Campobello 8, Gatto Pardo, Ravanusa e Serra di Falco 7, Libertas 2010, Atletico Ribera 5, Don Bosco Partinico e Nuova Sancis 4, Castel Termini 3. Importante successo in casa dunque per il Mazara, che ha piegato 1-0 al Canicattì grazie alla rete nel secondo tempo siglata da Rosella. Vediamo. Buon pomeriggio dallo stadio comunale Nino Vaccara. Per la settima giornata del campionato regionale d'eccellenza si affrontano Mazara e Canicattì.
Mazzara che affronta una squadra che non vince da 3 giornate, soprattutto è reduce dall'1-1 in casa contro il fanalino di coda Mussolini, che tante polemiche ha suscitato. Il cross in aria per Cortese, la sponda per Rosella, che prova a girarsi di destro Rosella, ma viene subito murato dalla formazione, dalla difesa della formazione biancorossa, e poi c'è questo scontraccio del quale ne fa le spese il giovane Giampaolo Giacalone. Invece nulla di fatto, si ricomincerà con un calcio d'angolo in favore, calcio d'angolo il primo del match in favore della formazione gialloblu. Parte in questo momento Licata, il sinistro a giro, palla troppo centrale per Di Paola, che la scodella per Di Mercurio, e il lancio per Cortese che va di testa. Pallone pettinato dall'attaccante ex Chievo e Palermo, che si spegne oltre il di fondo. L'appoggio in avanti, stacca di testa ma non raggiunge il pallone Romeo Canicattia, ancora in avanti, carica il sinistro Bognanni, palla alta. Mazzara che adesso prova a arrivarsi sotto, Gomez per Cortese, Cortese avanza in aria, sbaglia un po' il controllo però resta sul pallone, Cortese all'indietro per Rosella che ha qualche difficoltà a controllare, poi Giacalone prova con il destro, palla che si alza sopra la traversa. Parte il cross di Giacalone, colpo di testa di Cortese sul primo palo, ce la fa bloccare a terra Di Paola. E finisce così, senza praticamente recupero, il primo tempo tra Mazzara e Canicattì, che quest'oggi sostituisce Di Carlo Infortunato e che la dà subito a Di Mercurio. Il lancio per Cortese, ha qualche difficoltà con lo... Si fila Gomez! La parata da parte di Di Paola! Che fa fatica a girarsi, poi sostituisce a San Giorgio rovinando il lavoro in disimpegno di poco fa. E San Giorgio scaglia un destro improbabile che con pallone che si spegne direttamente oltre la linea di fondo, spesso impiegato nel periodo di Terranova. Attenzione, c'è un disimpegno sbagliato, Rosella, posizione favorevole, Rosella, il sinistro di Rosella, palla che si alza oltre la traversa. L'acqua viva che però nel tentativo di spazzare favorisce ancora una combinazione offensiva per il Canicattì. Attenzione Canicattì con avanti con Brestia, il salvataggio di Keita che nega praticamente un gol fatto alla squadra ospite, ma attenzione ancora ospite in attacco, il colpo di testa in mezzo, si è fatto trovare al posto giusto intanto Prestia, con questo un buon pallone Prestia dal limite, palla che si spegne sul fondo, giocatore ex Akragas al suo posto Montano, giocatore Casanova, attenzione Rosella Angelo Rosella ha trovato il varco giusto, ha trovato la verticalizzazione giusta, si è infilato nell'unico buco lasciato dalla formazione nissena. Entra in aria, c'è Rosella in mezzo, parte il cross, palla che raggiunge adesso Giacalone che ferma la sfera, la distribuisce al centro per Licata che va con il sinistro, troppo centrale. Perde palla e qui finisce il Mazzara, batte il Canicattì per 1-0. E adesso le interviste del dopogara di Mazzara Canicattì. Ma sicuramente, conoscendo anche Totò, mi aspettavo che la squadra era una squadra battagliera, fatta anche di buoni giocatori. Però credo che in questo momento stiamo pagando a caro prezzo, forse troppo caro come prezzo, ogni piccola disattenzione. Penso che la partita l'abbiamo vista, penso che il risultato di pareggio era un risultato più giusto, però con i secondi in mano non si fanno le classifiche, per cui bravo al Mazzara che è riuscito a fare gol e purtroppo noi no. Nessuno ha mai detto che il Canicattì doveva vincere il campionato, il Canicattì se la poteva giocare alla pari con tutti. È chiaro che è un momento difficile, è chiaro che non è un campionato come magari si era abituati in passato, perché l'eccellenza, io squadre che fanno 30 vittorie in eccellenza non ne conosco, non ne ho mai conosciute, per cui noi dobbiamo solamente pensare a lavorare. Una partita molto difficile, considerando il fatto che abbiamo incontrato una delle 3 più forti pretendenti alla vittoria del campionato, anche se Canicattì è in ripai in ritardo in classifica, però penso che sulla carta è una grande squadra. Però è chiaro che oggi abbiamo vinto, però sono molto rammaricato per il discorso comportamentale di un pubblico che stimo, che voglio bene e che magari dire certe paroline se lo possono pure risparmiare, perché noi siamo partiti il 28 di luglio, non siamo partiti con una squadra che vince il campionato, siamo partiti con una squadra che con i denti sta tirando fuori il meglio di se stesso,
e se mi permette non posso concedere queste critiche gratuite anche se paghi il biglietto. Io ho grande rispetto per il consumatore dello spettacolo, per il tifoso che viene allo stadio, però il tifoso che viene allo stadio deve incoraggiare la squadra, non dire uscite fuori gli attributi. Penso che gli attributi ce l'abbiamo tutti, lo possiamo anche dimostrare. La squadra è in ottima salute, sta correndo, l'ha dimostrato fino alla fine, per cui non parliamo, cerchiamo alibi di preparazione, cerchiamo. Mi sembra che siete tutti concentrati a cercare il pelo nell'uovo, qua non si cerca niente. Questo è uno spogliatoio importante, uno spogliatoio sano, l'ha dimostrato domenica contro il Campofranco, pur essendo in svantaggio di due gol, ha recuperato la partita, ha rischiato di vincerla fino alla fine. Oggi ha incontrato una grande squadra, perché se poi andate a leggere sulla carta chi sono i giocatori che meritano i cattivi, fanno pure riflettere. Per cui le domande che siano giuste, efficaci e corrette. Noi andiamo a Caccamo giocando la nostra partita come l'abbiamo sempre giocato. Sono convinto che noi abbiamo un gruppo di giocatori eccezionali. C'è stata qualche sbandata all'inizio del campionato dove tutti pensavano che avevamo toccato il fondo. Ci siamo ricompattati e abbiamo recuperato alla grande e continuiamo a lavorare alla grande. Io sinceramente sono abituato alle critiche, e quest'anno ho iniziato a fare l'allenatore per il primo anno, forse qualcuno se l'è dimenticato, e che di conseguenza mi trovo in netta difficoltà quando ascolto certe cose. È una squadra importante, dei ragazzi ancora giovani che devono crescere, sono molto speranzoso di poter dire e dimostrare ancora una volta in questa città che Buccolini c'è. Quattro partite di risultati utili consecutivi sono poche, qua bisogna vincerne 30 consecutive, no? Ma non siamo né Real Madrid, né la Juventus, neanche il Barcellona, siamo in mezzo a calcio. E se tutti dobbiamo rimare nella stessa direzione, che ben venga. Se non dobbiamo rimare nella stessa direzione, perché chi viene allo stadio viene a perdere un'ora e mezzo per divertirsi sulla pelle degli altri, questo non ci sto a questo gioco. E chiudiamo con una nota di volle, esordio casalingo perdente per i ragazzi mazzaresi LSP Auto a 29 sabato pomeriggio presso la Palestra Grassa. I ragazzi mister Fabio Rizzuto sono stati battuti dal Barcellona per 3-1. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.